Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato ai vocalizzi. Che cosa sono i vocalizzi? L'ho spiegato nella prima parte, nella prima puntata, diciamo, e quindi vi lascerò un link in descrizione così chi non lo sapesse può dare un'occhiata. Oggi ho preparato un vocalizzo, sempre semplice, e lo facciamo con tre note che sono la prima, la terza e la quinta di una scala. Quindi se una scala di Do maggiore, ad esempio, è Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, faremo Do, poi la terza Mi e poi la quinta Sol. Partiamo da un Mi basso, perché sappiamo che le voci vanno da quella del basso, poi c'è il baritono, il tenore, e poi ci sono le voci femminili, che sono il contralto, mezzo soprano e soprano. Quindi quello che io farò per i maschietti è questo. Usiamo la mo come sillaba, mo, e diciamo mo, 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 mo. Questo lo diranno bene i bassi, mentre per le ragazze faremo mo, 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 mo. Questo diciamo per i contralti. Poi andiamo ancora avanti. Vi faccio vedere prima l'esercizio, poi questo per i maschietti, per le femminucce. Ora io vi farò la scala partendo dal basso e arrivando più in alto, senza spingermi oltre, perché fare questi esercizi da soli può essere rischioso, e quindi se voi sentite fatica non lo fate, fermatevi. Vi ricordo inoltre di bere molta acqua durante le esercitazioni. Bevete, perché è giusto idratare l'apparato fonatorio. Cantare in libertà. Iniziamo. Leggeri e cercate di portare il suono nella maschera dicendo bene la M. Arrivati a questo punto, si può ancora salire, i bassi credo di no perché siamo al limite, però diciamo, i tenori assolutamente sì, anche i baritoni. Torniamo indietro, sempre per semitoni. Questi sono sempre maschietti. Le femminucce.
attenzione a curare tutte le note. Mo, 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 mo. Possono fermarsi mentre i bassi in maniera leggera senza sforzare. Per me questa era una nota comunque bassa, ma per una voce da basso va bene, anzi c'è chi va ancora più giù. Bene, grazie per avermi seguito, spero vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima puntata.